Una giornata per festeggiare i 30 anni dall'introduzione in Italia della figura dell'ingegnere gestionale. Come si è evoluta nel corso del tempo, lei ha fatto un importante parallelismo tra il percorso di studi a Bergamo e a Napoli. Sì, beh, ingegneria gestionale direi che è un caso di estremo successo. È iniziata 30 anni fa in sordina, vista anche in maniera un po' scettica da parte delle altre ingegnerie, ma nel corso del tempo ha saputo ricavarsi il suo spazio, con percorsi diversi sui diversi atenei. A Bergamo c'è stato un problema, diciamo, la vicinanza con Milano, con la competizione con Milano, che però ha portato anche degli stimoli di miglioramento. A Napoli invece evidentemente l'ingegneria è cresciuta con una logica diversa. Però direi entrambi sono casi di successo. A distanza di 30 anni ingegneria gestionale è diventata tra le principali ingegnerie in entrambe le università. E questo porta con sé una soddisfazione, ma anche, come dire, un po' di visione per il futuro, perché poi bisogna trovare lavoro a tutte queste persone che si laureano. E quindi sicuramente per il futuro bisognerà sviluppare di più i settori in forte crescita che potranno impiegare il maggior numero di studenti, che sono sicuramente l'IT, la digitalizzazione che è stata citata, ma anche il settore sanitario legato all'invecchiamento della popolazione, settore legato alle infrastrutture e ai trasporti che si svilupperà. La seconda caratteristica che ha accomunato il gestionale è la flessibilità non solo di competenze ma anche e soprattutto a livello personale. Le persone che finiscono il percorso in ingegneria gestionale diventano più flessibili, sono più predisposte a rimettersi in gioco a partire da capo. Ad esempio, la percentuale di chi va in Erasmus, quindi di chi va all'estero a seguire un semestre, è più alta sicuramente per chi ha seguito ingegneria gestionale. Il terzo fattore di importanza è invece legato alla capacità di apprendimento. Una delle caratteristiche fondamentali che emerge è che oggi molti degli studenti che si immatricolano non sanno il lavoro che andranno a fare, perché ancora non esiste, ci sono delle professionalità che verranno create durante i prossimi anni. Quindi ingegneria gestionale non ha il compito di creare delle professionalità, ha il compito di creare delle metodologie di base, una capacità di apprendimento che poi lo studente, che poi diventa laureato, giorno per giorno dovrà costruirsi il suo edificio di competenze partendo dalle basi che gli dà sicuramente la struttura universitaria. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche più importanti. Ecco, in particolare io sono un po' il punto di congiunzione tra Bergamo e Napoli, perché sono il coordinatore di un dottorato di ricerca innovativo che è Technology Innovation and Management, innovativo perché è fatto in collaborazione tra l'Università di Napoli e l'Università di Bergamo. Questo perché si vuole proprio sfruttare fino in fondo questa contaminazione non solamente tra saperi diversi ma anche tra gruppi di ricerca diversi che a Bergamo e a Napoli magari portano avanti tematiche simili e mettendosi insieme si riescono a sfruttare delle sinergie importanti.